sabato 26 febbraio Reggio Emilia Ripuliamoci ha deciso di pulire via lo Svado Piacentini, una via che è molto trafficata e in tanti ci hanno segnalato la problematica dei rifiuti abbandonati lungo la strada. In effetti il risultato dimostra quello che tutti ci dicevano, che vedevamo con i nostri stessi occhi passando spesso da questa strada. Abbiamo raccolto in un pomeriggio dalle 2 alle 5 50 sacchi di rifiuti indifferenziati, più bottiglie che sono già state messe nella campana del vetro e lattine per fortuna, e altri materiali ingombrati. Quindi questo è un grosso risultato, come sempre. La cosa inquietante sono le sigarette che abbiamo raccolto. Oggi eravamo circa 35-40 persone, abbiamo fatto le squadre in modo progressivo, quindi davanti c'erano i guastatori, li ho nominati io, cioè quelli che tiravano fuori tutto dal fosso. È arrivato l'ultimo sacco anche. E dietro c'erano quelli che facevano le rifiniture come me, visto che sono ancora infortunato mi sono dedicato alle sigarette. Io ho raccolto 5 secchi da 12 litri di sigarette, tutti lungo il bordo della strada, un rifiuto che spesso è sottovalutato dai fumatori, ma in realtà è un grosso problema perché rilascia tantissime sostanze chimiche nel terreno e avvelena nel vero senso del termine il nostro territorio. Quindi le sigarette sono veramente una cosa, oggi solo io ne avrò raccolte oltre 2000, è una cosa inquietante. Il monito che do a tutti è sempre lo stesso: veniteci a dare una mano, ma non abbandonate i rifiuti, ci state già dando una mano non abbandonandoli. Quindi prendetevi cura del vostro territorio, perché è come se fosse casa vostra. A casa vostra voi buttereste la roba per terra? No, qui è la stessa cosa. Qui è un ambiente naturale, ma è la casa di tutti, è anche casa mia e vi chiedo di rispettarla. Come sempre invito tutti a seguire il nostro sito www.ripuliamoci.net, pagina Facebook, pagina Instagram, TikTok e YouTube. Quindi ci potete seguire su tanti social. Mi raccomando, seguiteci e aderite, numerosi. Grazie.